Travelline, buonasera Travellini! Come va? Buonasera Tone Muschio, sempre live! Buonasera Giuseppe! Giovanna! Carlita! E buonasera dal Pullman Rocket Travel! Buonasera Mimma Mastro! Rosa Zarita! Buonasera a tutti, dice Rosa Zarita, buonasera anche a voi, come va Travelline e Travellini? Allora, una volta tanto me lo sono ricordato all'inizio, condividete il video in questo momento, cliccate là, vedi là dove dici condividi, qua, vedi qua, condividi, accanto alla scritta commenta, condividi, condividi. Buonasera Annalisa Greco e buonasera a Teresa Mattier dalla Francia. Mi chiedo scusa, sto calpestando delle aiuole stupende, in effetti mi trovo in un posto stupendissimo, ma adesso non vi dico altro perché ne parleremo tra poco, veramente tra pochissimo. E allora, prima di dire qualsiasi altra cosa, io vado, poiché mi sento solo e soletto, vado a presentarvi gli altri amici, compagni di viaggio, partendo dalla nostra Francesca. Yay. Buonasera, buonasera a tutti travellini e travellini. Ciao Leo, che bella Schönbrunn, quando ci torniamo? Presto, dai, ci torniamo, anzi ne parleremo tra pochissimo. Prima vi presento un altro amico, in, come sempre, in diretta con noi ormai da diverse settimane. Mi riferisco al mitico Mino. Buonasera a tutti, grazie Leo per il mitico, ciao Francesca, ciao Mino. Ciao Mino. Chi più mitico di te che ci parli dei miti? Esatto, scusa. E allora, prima di andare avanti, perché vi devo presentare un'altra amica fortissima, una potenza, una forza della natura, vado a salutare Giovanni Pastore, Patti J. E poi ancora Antonella Orefice, e poi ancora Angela Nacci. Ammazza, oggi quanti siamo? Quanti siamo? Eh sì, perché sanno che oggi torna il gioco OK Travel. Un applauso al gioco. Allora, vi presento e dopo facciamo la sigla cercando di dire tutti quanti in contemporanea sigla. Non posso non presentare un'altra amica straordinaria, l'ho detto poco fa, in collegamento da Vienna, la simpaticissima Raffaella. Buonasera Raffa! Ciao Leo, buonasera a tutti, ciao Franci, ciao Mino, buonasera ciao, a tutti, come va? Vi ricordate di me? Hai detto solo simpaticissima, ma non hai detto bellissima, scusa. Bellissima, Come va Leo, tutto bene? Guarda, tutto bene, qui a Bari diciamo che potrebbe andare un po' meglio, ma diciamo, ma allo stesso tempo ci accontentiamo perché diciamo che abbiamo vissuto un periodo peggiore appena passato, quindi stiamo cercando di ripartire a livello di viaggi, ovviamente qua stiamo parlando di viaggi, siamo la diretta OK Travel. Beh, adesso la bella notizia, dacci qualche c'è la bella notizia, sì, che finalmente anche l'Austria ha aperto a tutti, e quindi anche noi italiani si può ritornare finalmente in Austria, adesso dal 16 giugno porte aperte dappertutto, via. Dal 16 giugno quindi possiamo tornare in Austria, bellissimo, grande notizia. Senza fare quarantena, niente. Sai Raffi, c'è anche Evelyn. Ciao Evelyn. Ciao Ninni, anche lei ovviamente da Vienna. Allora dovete sapere, forse qualcuno di voi se ne è accorto, mi è partita la sigla, però l'ho bloccata subito, perché spinge da dietro, e Mino non accettiamo battute su spinge da dietro. E allora facciamo...
Salutiamo anche Adriana Favia. Buonasera Adriana. E allora facciamo così: lanciamo tutti e quattro all'unisono. Io dico 3, 2, 1. E su, appena sentite uno, dovete dire sigla. Ok? Ci proviamo? Okay. Allora, ci proviamo. La nostra bellissima e stupendissima sigla. 3, 2, 1. Sigla! 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 L'hai detto all'uno! Sempre ovviamente un ringraziamento alla nostra Annalisa. Ops, mi è partita la chiamata. Allora, dicevo, ci siamo, vediamo un po'. Ragazzi, ci siete? Travelline, travellini, Francesca, sì, siamo, eccoci qua. Io mi sono appena bloccato. Credo che la diretta stia andando ancora perché mi è arrivata all'improvviso una chiamata. Ah, bene, ebbene sì, avevo dimenticato di togliere la connessione. Perché eri emozionato di parlare di nuovo con me. Sì, sì. E allora dicevo, credo si sia bloccata l'immagine, se non sbaglio, la mia immagine, ma siamo bloccati tutti e tre, quindi questa è una grande notizia in effetti. E dicevo, eccoci qua, forse adesso ci siamo. Ah, ecco. E allora, ben partita la telefonata. Travellini e travellini, il bello della... Diretta. Anche oggi l'abbiamo detto. Va bene, dicevo, andiamo avanti perché salutiamo Lucia Saponara che ci saluta. Buonasera Lucia Saponara. Anche Angela Battista. Anche la nostra Angela Battista e soprattutto vedo anche collegato, Paolo. Esatto, il travellore Paolo. Buonasera. Infatti, Paolo. Giovanna Passarella dice: ciao. Ti sei bloccato. Adesso spero sia tornato tutto. E allora dicevo, con Raffaello, Raffaella ci ha già dato una bella notizia, devo dire, molto piacevole, quindi si riapre il collegamento con con l'Austria, noi che da diversi anni ormai veniamo sempre a trovarvi, cara Raffi, e finalmente ci sentiamo più vicini. Sì, infatti, dai, meno male. Vi aspetto allora. Dai, sì, in quanti? In 20, 25? Ho due pullman, uno attaccati all'altro per fare il pullman di 50 come al solito, a cui ero abituata. Tu lo sai che noi veniamo abbondantemente lì con tanta gente. Però quest'anno vedremo. Intanto stiamo cercando di capirci qualcosina in più, stiamo cercando di districarci tra varie problematiche che riguardano non solo gli alberghi, ma poi le guide che hanno un numero limitato e i ristoranti, lo so, e poi eventualmente le navi, e mamma meluma. Ma tu fai una cosa, i 25 li metti sopra e 25 nel bagagliaio, così siamo tutti insieme. No, io avevo pensato un'altra cosa, 25 seduti nel pullman per un'ora, poi scendono quei 25 e continuano a piedi e salgono quelli che prima non avevano fatto il giusto a piedi. Va bene, bande le chiacchiere. Però l'accompagnatrice sta sempre in pullman, chiaramente. No, l'accompagnatrice aiuta, spinge il pullman. Pensa a te, la va bene, esatto. Allora. Dicevo, travellini e allora... travellini, che noi abbiamo la nostra Raffi per parlarci comunque della bellissima Austria. Parleremo di una piccola zona dell'Austria. Dove ci troviamo intanto come regione? Ci troviamo in Carinzia, che non è da ricordare come l'intimo femminile. Non è l'intimo di Carinzia, ma la Carinzia, che in tedesco si chiama Kärnten, che è un po' difficile da pronunciare, è la regione, una delle regioni più a sud che confina con l'Italia, la cui
il cui capoluogo è Klagenfurt, dove voi siete anche stati. Lo scorso anno siamo stati a Klagenfurt, ma oggi parliamo di questo bellissimo lago. Vi mostro le immagini. Di che lago si tratta, Raffi? Il lago è il Wörthersee, che è praticamente il lago più importante del sud dell'Austria, appunto della regione della Carinzia, e si trova a un'altitudine più o meno di 439 metri sul livello del mare, quindi non stiamo parlando di montagna, ma stiamo parlando appena un po' di prima collina, ed è lungo 16 km e mezzo e largo 1,7 km, quindi tranquillamente si può vedere da una sponda all'altra. Fai conto che stiamo parlando di una zona della Carinzia, ma non solo della Carinzia ma anche dell'Austria, dove bisogna venire con, come si dice da noi al sud, con l'abito buono. Perché in realtà il Wörthersee, sul Wörthersee c'è l'Austria più elegante. Viene frequentata normalmente sia d'inverno che d'estate da persone altolocate, soprattutto viennesi, imprenditori o artisti che scelgono il Wörthersee per trascorrere le loro vacanze estive, ma anche quelle invernali. Sul Wörthersee si affacciano si affacciano dei palazzi veramente molto molto belli, che sono poi protagonisti di un passato che ricorda i fasti e gli ospiti illustri che hanno frequentato questa zona. Io ricordo, ragazzi, saluto tutti, innanzitutto in maniera particolare Annalisa, a cui voglio molto bene, non vedo l'ora di rivederla, e poi Rosa Zarita, che con tutti i buoni che ha vinto ci avrà il viaggio gratis per venire sul Wörthersee. Se non ricordo male, è una di quelle che vince sempre. Brava, sì, al momento è la prima, cioè, ha più buoni di tutti. Ormai la fama di Rosa ha varcato i confini, praticamente. Sì, comunque saluto tutti, sono la pazza di Taranto rinchiusa a Vienna. Intanto vedo che c'è anche una bella foto con una coppietta in barca che rema e si gode questo bellissimo lago. Noi siamo stati a Klagenfurt l'anno scorso, abbiamo detto prima, molto molto bella, vale la pena. Anche a Felden siete stati, Leo? Anche in passato, e devo dire che tutta l'Austria è bella, non perché ci sei tu, tra l'altro sei tarantina, che ti frega. Certo. La nostra Raffi fa ricettività in Austria, quindi preparatissima per qualsiasi cosa, rivolgetevi a lei anche in dialetto. Ma tra l'altro c'è da dire, ricordo che non sono una guida, ricorda per favore che non sono una guida, perché sennò faccio brutta figura con Francesca guida, e con si occupa di ricettività, e ho scritto Raffaella Hop turistico, operatore turistico, fatto bene. Quindi devo saltare adesso. Raffaella, però, oltre a raccontarci di questa bellissima, di questo bellissimo luogo, ci farà un regalo. Oggi abbiamo che lo diciamo appena finiamo di descrivere un po' la zona del lago, giusto? Vada. Andremo fuori tempo sicuramente con me. Già lo siamo, vai alla grande. Ok. Dai, al di là di tutto volevo dire che la zona è veramente incantevole, ci sono dei castelli rinascimentali, tra cui quello di Felden che avete visto, quello che dà praticamente sull'Embarcadero, più molti, molti palazzi e ville che ricordano appunto i fasti imperiali. Felden è la capitale, che poi in realtà in tedesco si dice Felden perché la V si pronuncia F, come Villach non è Villach, esatto. E Felden non è Felden ma è Felden, è la capitale turistica della regione, ha un bellissimo lungo lago, e pensate che a Felden, o lo diciamo alla tedesca Felden, c'è anche il casinò, che è uno dei più frequentati dagli italiani, proprio perché la distanza tra Felden e il confine italiano è veramente ridicola, in un'ora si riesce tranquillamente ad arrivare. Ma la caratteristica secondo me più peculiare di Felden è il discorso dell'Embarcadero. Da Felden partono tutte le gite con i battelli, da cui si può ammirare tutta la zona del lago. La prima parte che si vede è quella che poi andiamo a vedere anche durante i mercatini di Natale, dove viene messa praticamente al centro del lago, proprio di fronte al castello di Felden, la corona dell'avvento con le quattro candele, quindi una cosa molto suggestiva. Sì, è vero, è freddo,
però è un ambiente meraviglioso con queste luci, le lucine di Natale, poi i mercatini, no? E si arriva, la prima tappa è Maria Bert, dove c'è praticamente questo santuario che sorge proprio sulla penisola protesa verso il centro del lago, ed è uno dei santuari che è a livello di struttura minuscola, ok? È molto piccolo, però è uno dei più antichi perché è stato edificato intorno all'887 ed è meta anche di pellegrinaggio. Subito dopo possiamo vedere il castello di Reifnitz, che addirittura voi siete andati anche a Trieste, mi ricordo bene, diverse volte. Viene definito il piccolo Miramare, fino ad arrivare poi a Klagenfurt, che è il capoluogo appunto della regione della Carinzia, che tu hai visto, dove c'è Landaus e la Piazza Nuova, la Neuerplatz, no? Bellissimo. Un'altra piccola nota prima di terminare è questo monumento che hanno costruito solo pochi anni fa, e non so se l'avete mai visto voi che avete fatto la zona di Felden, si chiama Pyramidenkogel, che è praticamente una piramide, è una terrazza panoramica in legno, ha una forma elipsoidale, è alta circa 100 metri e da lì si vede il lago a 360 gradi, ed è molto divertente perché anche i gruppi, gli individuali possono salire su questa torre panoramica. E al termine c'è uno scivolo divertentissimo che è lungo 120 metri e ha una pendenza di 25 gradi, quindi ci si diverte tantissimo. Dai, dai, lo faremo. E altre due piccole note da poter vedere con... State zitto, buon buon... altre due piccole note, l'Europa Park, che è da visitare volendo anche con i gruppi o per le famiglie, perché è uno dei più grandi parchi divertimenti in Austria, e il Mini Mundus, che è praticamente un parco come l'Italia in miniatura, dove ci sono tipo 150 modelli delle città mondiali su una scala di 1 a 25. E con questo ho finito. Grazie Raffi. È piaciuto? Non mi sento. È piaciuto? L'applauso c'è. È piaciuto? Fallo partire. È partita la grande. Non lo potrai mai sentire. Ma lo, ovviamente lo riascolterai, come tanti travellini fanno la nostra diretta, quando se la perdono live, sempre live, la riguardano con calma, con le cuffiettine, mentre prendono il sole, quando stanno bravi travellini e travelline. Wörthersee, che io ho sempre chiamato Wörthersee, vedi tu oggi com'è, sì, la pronuncia, lo so, perché io Wörthersee. Vabbè, dai, parla in dialetto tarantino così mi capite tutti. Anticipo a Raffi, che tra poco saluteremo, che più tardi parleremo anche di Taranto. Evviva! Allora, Raffi, e le cozze! Prima di salutarci, allora, la sorpresa, però... io mantengo le promesse a tutti i travellini e travelline. Quando ci siamo collegati ormai penso 2 mesi fa, io ho perso il conto, il conteggio dei giorni circa, perché con questo blackout lavorativo ormai la domenica è sempre domenica, il lunedì uguale, martedì idem, avevo promesso di regalare ai tuoi magnifici clienti che avremmo messo appunto in palio dei biglietti per il concerto al Kur Salon, uno dei palazzi imperiali più belli di Vienna. Quindi stasera ne estraiamo uno, togliamo dal sorteggio Rosa Zarita, perché sennò mi dice pure quello. No, non estraiamo nulla, faremo il giochino. Rosa, Raffi, non ti conosco, forse sì, ma sto scherzando. Quindi Leonardo, procedi tu, è un biglietto della categoria B, quindi è praticamente la categoria più avanzata dopo la A, ed è uno spettacolo che si tiene appunto in questo bellissimo palazzo all'interno dello Stadtpark. Perfetto. È un concerto di musica classica della durata di 2 ore. E quindi che vai culo tu con il sorteggio o come vuoi farlo. Chi è single ha fortuna, perché se lo allora vuole il biglietto solo. È uno, chi è in chiaramente è come se avesse il 50%. Oppure la prossima volta la compagna o il compagno cercherà di vincere l'altro biglietto, perché presto tornerà a trovarci, vero Raffi?
sì, tornerò a trovarci. Non è una minaccia questa, eh? Allora, intanto no, ti spero che ti salutano in faccia tanti. piacere. Salutiamo Mangiu, Infatti. Maria Misceo, Mari Marano, Rosa Ciao a tutti, Zanitti. ragazzi. Ah, Marinaro è anche famoso. Gli spaghetti al marinaro, no? Sembra mangiare pinze, Raffaele, fammi ci credo. Vivi tu a Vienna per 12 anni e poi È dimmi cosa vero, è pensi. tutta la nostra solidarietà. Allora, ringraziamo Raffaella con un applauso e a prestissimo, Raffi, grazie mille. Ciao a tutti, vi saluto. Ciao Raffa, un abbraccio. Ciao. Ciao Giacomo, ciao Annalisa, ciao Lea, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao a cara, presto. A prestissimo. Forte, 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 forte. E allora abbiamo salutato Raffaella, ci rimettiamo in assetto fallico. Non lo dico più, non lo dico più. Mino, Mino, ci sei, povero Mino. No, stavo contattando lo Torino dopo l'intervento. E vabbè, e la nostra Raffi è sempre così, molto effervescente. E allora andiamo avanti. Mino, a proposito di te, ci dici due notizie, due news? Mino Ziario! Stacchetto! Prima edizione del Mino Ziario! A te, Mino! Aspetta un attimo, è bello che mi fa fare tutto bello pomposo. Vatte Mino, aspetta un attimo. Fantastico, Mino. Sì, ci sono, ci sono. Vai. Allora, di che parliamo? Parliamo di mascherine. Molti, sì, per non dire tutti, si lamentano che con la mascherina non arriva l'ossigeno al cervello. Come se prima ci arrivasse. Infatti. Grazie Mino! A voi. Il minoziario non delude mai. Ma a proposito di delusioni, questi sono i collegamenti che non c'entrano niente, Francesco. A proposito di delusioni, lanciamo il sondaggio. Vota la foto OK Travel del giorno. E partiamo con la prima foto in gara. La foto di Tonio Muschio scattata a Siena durante i mercatini di Natale. E questo è una foto scattata proprio in Piazza del Campo. Complimenti, Siena, stavo dicendo. Complimenti, Tonio. E poi la seconda foto in gara è la foto di Enrico che ogni tanto ci segue. Non l'ho visto stasera, l'avevo accennato. Guarda che ci sarai tu. Non vedo Enrico, ma votate lo stesso. Questo bello scatto calabrese scattato in Calabria durante una vacanza. La foto numero 2, quindi la foto di Enrico. E poi abbiamo la foto numero 3. E la foto di Paolo scattata evidentemente a Milano. Complimenti Paolone. E quindi, prima che me ne dimentichi, lancio il sondaggio. 3-1. Ammesso che l'abbia fatto, ovviamente. Infatti non c'è. Va bene, no? È apparso, ragazzi? A me no. Sta bene, okay. Benissimo così. E allora vediamo tra un attimo se c'è qualche problema tecnico. Ve lo rilancio oggi un po' così. Siamo partiti un po' così. È partita anche la telefonata mentre eravamo in diretta con Raffaella. La sigla in anticipo. Un po' va così, va così. Il allora, bello della diretta. Il bello della diretta sono due. Alla terza cosa vinciamo? Dicevo, Francesca, a proposito di Taranto, abbiamo detto a Raffaella, gliel'abbiamo anticipato, che avremmo parlato della sua bellissima città. E allora, di cosa ci parli oggi? Parliamo, esatto, di uno dei simboli di Taranto, ossia il famoso Ponte Girevole. Tutti noi conosciamo il Ponte Girevole di Taranto, che in realtà si chiama Ponte San Francesco di Paola, è dedicato a San Francesco da Paola. E qual è la funzione di questo ponte? Collega le due zone della città, perché da un lato c'è l'isola che corrisponde alla città vecchia, al
centro storico di Taranto, che appunto è un isolotto, e poi invece dall'altra parte c'è il Borgo Nuovo, e quindi le due zone della città sono collegate da questo ponte. In realtà, in origine, fino al 1400, le due zone della città erano collegate in maniera naturale da un istmo, da una striscia di terra, che però poi fu tagliata per isolare il castello e quindi per renderlo più difficile, più meno raggiungibile dai nemici, quindi fu tagliato questa striscia di terra. E allora che cosa succede? Che il 22 maggio del 1887 viene inaugurato il ponte girevole, che si estende, diciamo così, sul canale navigabile, che è lungo 400 metri, e quindi canale navigabile che unisce il Mar Grande e il Mar Piccolo. La struttura del 1887 fu poi ristrutturata, rimodernata un secolo dopo circa, tra il 1957 e il 1958. In questa occasione si sostituì il sistema idraulico, che lo metteva in funzione con un sistema elettrico. E quindi che cosa succede? Che quando dal canale navigabile devono transitare grandi navi che sono dirette dal Mar Grande, quindi dal mar aperto, verso il Mar Piccolo, che è il bacino chiuso, per andare verso i cantieri navali, verso l'arsenale della Marina Militare, e allora quando queste navi sono molto grandi, per consentirne l'accesso bisogna aprire il ponte, e quindi i due bracci del ponte iniziano a ruotare, si apre il ponte e si consente quindi il passaggio delle navi. E poi c'è un'altra occasione in cui il ponte girevole viene aperto, che è in occasione della festa di San Cataldo a maggio, quando c'è la processione a mare, un po' come succede da noi per San Nicola. Anche in questa occasione si apre il ponte girevole, quindi questo simbolo di Taranto. Però ci tengo a dire che, e non perché c'è Raffaella che ci ascolta, che Taranto ha un potenziale turistico, vero, culturale molto 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 interessante, ed è molto molto bella come città. Purtroppo non fa parte dei grandi circuiti turistici della Puglia, ma basta nominare il MAFTA, il Museo Archeologico, che è qualcosa di fenomenale, di fantastico. Infatti, andate a visitare Taranto. È vero, visitate Taranto. Ah, che bella pubblicità hai fatto alla città, sarà contenta Raffi. Se la merita. Grazie Francesca, interessantissimo. Grazie a voi, grazie. Intanto salutiamo Jacobbe Saverio, buonasera, e anche Franca Bellarosa, che si scusa per il ritardo, ma non c'è problema, figurati. Ciao Franca. Allora Mino, hai notato qualche messaggio? Abbiamo saltato qualche messaggio interessante mentre Francesca parlava? A parte miei, dici? Ah sì, uno di Maria Michele. Cosa dice? Dice Leonardo, non posso stare collegata stasera, sono fuori casa. Ci vediamo domani mattina. Va bene, a domani. Sì, domani, come sapete, abbiamo organizzato una visita guidata di Bari Vecchia con il gruppo, i primi 20 che si sono iscritti. Ma attenzione, vedo Enrico la moglie connesso. E allora mostriamo le tre foto di nuovo gara, e il sondaggio. Sì, adesso lanciamo le tre foto. La prima foto è la foto di Tonio scattata ai mercatini di Siena. Poi abbiamo la foto di Enrico scattata invece in Calabria durante una vacanza mare, sempre OK Travel ovviamente. La terza foto in gara, la foto di Paolo De Fornari scattata a Milano. E allora ora il sondaggio dovrebbe essere aperto, fatemi sapere, io l'ho pubblicato e non dovrebbero esserci più problemi. Vi scuso per il ritardo. Bellissima Taranto, dice Rosa Zarita, e anche il museo è molto interessante, devo dire. Francesca, dammi conferma. Sì.
No, il museo è fantastico, sì. Sembra di stare in Grecia, cioè veramente un qualcosa vero, di spettacolare. È vero. Poi volevo dire, cioè il messaggio è Tonio Muschio che scrive: io ho visto l'arrivo delle navi nel lontano 93-94 dopo la guerra del Golfo. Bellissimo, bellissimo, deve essere stato emozionante. No. Va bene, Mino, allora... A proposito, scusami Leo, di messaggi precedenti, Rosa Zarita lamenta una congiura, un complotto ai suoi danni e ti chiede ad Annalisa di difenderla. È diventata, la conoscono tutti, pure a Vienna, hai visto? È diventata famosa. Pure a Vienna, ma io non lo so le figure che facciamo, Leo, io non lo so. E allora, cara Rosa, dai, fatti una risata con noi con il voucherino comico! Alleggeriamo questa tensione che si è creata adesso. E allora, sono in chiesa, hanno ripreso a fare battesimi, sapete, per le chiese per un po' di tempo sono state chiuse, ed ecco, ci arriva da parte di un travellino la foto del figlio che hanno battezzato la scorsa settimana, e chiaramente per via del distanziamento il prete è stato costretto, il don è stato costretto a fare questo, lo ha battezzato in questo modo. Ecco i battesimi del 2020. Singolare. È piaciuto? Io riesco in modo che anche si mettono le supporte a distanza con la fionda? Esatto. Ebbene sì, è stato costretto ad usare il liquidator, non ricordate il liquidator? Sì. Sì. Vabbè, si scherza un po', lo diciamo sempre per sdrammatizzare un attimino, che stiamo venendo fuori da un periodo pesante. E allora dice Mangiu che vorrebbe visitare, cosa, il prete che battezza in quel modo? Il anche Marta, Patti il Marta, sì, parliamo del Marta Taranto, ci stiamo pensando, tranquilli, faremo anche questa bella esperienza e andremo a Taranto, sarà felicissima Raffaella. E intanto salutiamo anche la mamma di Raffaella. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera la mamma. Sì, buonasera. Poverina, ferma e chiusa in Austria da 3 mesi. Dai, ce la farà, ce la farà. Dai, ce la può fare, dai. Va bene, travellini e travellini, facciamo i seri e parliamo, attenzione, che tra poco arriva la rubrica sul sesso divino, Sul sesso, mi devo organizzare un jingle adatto, mio. Mi viene subito in mente, avete presente la canzone francese Je t'aime, quella là, pa 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 pa, sì. Pa. Je t'aime. Va bene, facciamo però i seri, si diceva, parliamo di filosofia del viaggiare. Allora, abbiamo stasera un artista molto importante che si chiama Michele Della Montagna. Michel de Montaigne, che dice... qua me la deve spiegare Mino, perché lui, solo lui me la può spiegare. A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quel che fuggo, ma non quel che cerco. Che ne pensi, Mino? Penso che ha ragione. Cioè, si sa cosa si lascia, ma non si sa cosa si trova. Quindi chi lascia la via vecchia per la nuova. Scusa, la sapevamo già, Michele Della Montagna. Abbiamo distrutto Michele Della Montagna, cioè proprio. Scherzo, l'abbiamo mandato al mare. E anche... e anche la filosofia ce la siamo bruciata. È piaciuto? Allora facciamo così, facciamo i seri, che tra poco si gioca, come detto, in palio un biglietto, ha detto uscito la cosa, dicevo, un biglietto per un concerto al Kursalon a Vienna, e i premi si fanno sempre più interessanti, vero Mino? Sì, certo, come ha detto, però Mino risponde Francesco. Sì, dicevo, no, ho risposto prima che dicessi vero, Mino. Andrebbe corredato il biglietto delle spese di viaggio. Vabbè, mo assai. L'ho detto in francese, il biglietto della montagna mi avrà capito.
Allora, intanto Antonella Cinquevalle dice le statuine delle danzatrici nel Museo Tarantino. Ah, stanno parlando a Golden Mark, ok? È proprio così, scoperta dell'acqua calda, dice Lucia Saporana. Michele l'abbiamo distrutto, Michele della montagna. Non appena mi ha illuminato è andato via il collegamento, dice Rosa. Però vi ho ritrovato, non ritrovare. Vi libererete facilmente di me. E mentre Raffa è proprio a 3000 dice andiamo a Zelig, è proprio gasatissima dall'ultimo collegamento. Va bene, perché no? Dai, forza, forza. Allora, travellini e travellini, adesso i giochi si fanno seri. Stavo dicendo il gioco si fa duro. Parliamo del sesso nell'antichità. A te, Nino. Ci saranno anche stasera rubrica molto breve, giusto una chicca. Sì. Nell'antichità per i romani era vietato dedicarsi alle Nell'antica Roma, va ricordato, il sesso era soprattutto una dimostrazione di potere. Il matrimonio si contraeva per ragioni politiche e per procreare. L'uomo faceva i propri comodi senza pensare troppo a soddisfare la partner. Sì. L'aspetto ludico del piacere lo riservava a prostitute, amanti e concubine, con le quali sperimentava posizioni più ardite. Preoccuparsi del raggiungimento del piacere di lei era fuori discussione. L'uomo romano, infatti, non avrebbe mai praticato soluzioni adatte al proposito, non dico allo scopo, potrebbe essere ambiguo, adatte al proposito, a costo di rimetterci l'onore. Ah. E termina qui questa chicca. Grazie, Vino! Grazie! A tutti voi, come sempre. Quindi... non pensavano solamente al loro piacere? Pensavano a divertirsi e basta. Diciamo che con la moglie aveva comportamenti più riguardosi. Mentre con gli altri si spraticava alla meglio. Grazie Nino per questa chicca. Grazie, grazie. Intanto vedo che siamo 25, esatto. Tutti cose, esatto. E salutiamo Leo Rino che sì. Si è aggiunto adesso. Rino Lamparelli e Anna Maria Falonardo. Buonasera e anche Anna Maria Falonardo. Cara, buonasera Stefania Zampatti che dice che palle sti romani. Vabbè, non lo faccio più. E Lucia Saponara dice notizie hard. Hard. Però attenzione, Enrico dice noi baresi siamo diversi, il solito campanilismo barese. Ma dicevo, Enrico, dovresti essere molto contento anche se i risultati sono parziali, perché vi mostro il sondaggio, guardate in questo momento, 15 voti. Quindi il 79% per la foto di Enrico. Però visto che ci sono nuovi amici, amiche, travelline e travellini, io direi di mostrare nuovamente le tre foto in gara. Questa è la foto numero 1, la foto di Tonio. Poi abbiamo la foto 2, la numero 2 appunto, quella che in questo momento è in vantaggio. Foto calabrese, scattata da Enrico. E poi abbiamo la foto numero 3, la foto di Paolo scattata a Milano. E quindi cosa facciamo? Noi riapriamo il sondaggio, quindi votate, votate, votate! E intanto che Leo, il nome del sondaggio... dimmi Francesco. Rosa Zarita, riferendosi all'intervento di Mino, dice che egoisti questi romani. No, io direi che ipocriti più che altro. Anche infatti. Allora, intanto la situazione non cambia, sempre in vantaggio la foto di Enrico. Complimenti Enrico, bello scatto, veramente a me piace tanto. Ora, no, per nulla togliere a quella di Tonio e quella di Paolone, ma è veramente una bella scelta, un bel contrasto, c'è quel controluce, però ben, come dire, curato, ben lavorato. Bravo, bravo Enrico! Ma è ancora lunga, infatti vedo che Paolo e Siena, la foto di Tonio
conquistano voti, pian pianino conquistano altri voti. Allora, Mino, era riferito al comportamento dei romani nei confronti delle mogli, non alla rubrica. Beh, certo, è doveroso questo chiarimento. Vabbè. E allora okay, noi andiamo avanti. Andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da dire. In questo momento direi che possiamo farci un piccolo viaggio. Cerco di essere almeno in questa rubrica serio, visto che anche nella filosofia abbiamo sfrasciato. E di cosa parliamo stasera? Parliamo di questi omini qua, eccoli qua. Ci sono siamo. Io. Omino. Ci sono tanti mini. Allora, questi sono i pescatori Inta, si chiamano. Siamo nel Inta, siamo nel lago Inle, in Myanmar. È una delle attrazioni di questo lago, sono appunto i pescatori Inta, che intanto questo è un lago prevalentemente con un traffico lacustre, appunto. Ci sono delle barche molto lunghe con un fondo piatto che i locali usano per spostarsi. Guardate, in questa foto c'è un bellissimo movimento particolare del pescatore, anche in questa seconda foto. Tra poco vi spiegherò di cosa si tratta. Queste imbarcazioni hanno generalmente, queste imbarcazioni usate per spostarsi, appunto, hanno dei motori diesel che sono sia inquinanti che rumorosi, ovviamente. Però il pescatore Inta usa ancora una vecchia tecnica, una tecnica particolare di voga, che praticamente riesce a spostare, facendo questi movimenti, la barca. Come funziona? Intanto sono famosissimi in tutta l'Asia, è diventata quindi un'attrazione, ci sono turisti appunto che si spostano per il Myanmar, raggiungono questo lago per visitare il lago, ma soprattutto per vederli in azione. Guardate qui, tra l'altro sono tutti maschietti quelli che fanno questo movimento per spostare la barca. Dicevo che il loro modo di remare è unico, usano una gamba per tenere il remo al posto delle braccia, quindi guardate, in questa foto si vede benissimo, e sono riconoscibili perché poi hanno delle reti particolari, delle reti coniche. Che loro riescono a gestire utilizzando sia le braccia che le gambe. Sono proprio dei giocolieri, Francesca, non so se tu a quale foto mamma tu sia legata. Mamma mia, meraviglioso. In questa foto si nota guardando proprio la loro rete conica, retta sia dalle gambe che dalle braccia, e poi il remo utilizzato per far spostare l'imbarcazione. E sono veramente praticamente delle, come detto prima, delle attrazioni turistiche. Si chiamano pescatori Inta e si possono solamente ammirare in Myanmar. Mamma mia, simpatico, simpaticissimo. Poi chiaramente va detto anche che essendo diventata poi una sorta di attrazione, come già detto, alla fine si mettono anche un po' in posa, no? Aspettano lo scatto, e quindi i pescatori Inta. Come? Sì, in quella posizione. No, in quella posizione dico sono particolarmente vulnerabili, non so se vi spiego. Questa rubrica ti fa male però, Mimo. Sì, pensa che fin da piccoli comunque vengono messi lì sulle barche per imparare la tecnica, ed è solamente, ripeto, aperto agli uomini. Le donne invece utilizzano le barche Allora potete provarci anche voi, Leo. Andiamo in Myanmar. Il problema è che il problema è che Mino non so se riuscirebbe a venire con me in Myanmar. Io con la barca non ci vado, con la nave neanche, con l'aereo solamente. Mino, che fai? Te ne vieni? Col pullman facciamo. No, il punto è questo, che l'aereo lo definiscono il mezzo più sicuro, però non si comprende perché gli aeroporti li chiamano terminal. Dovrebbero cambiare nome, almeno per incoraggiarti. Va bene! Che bella l'Asia! L'Asia veramente offre degli spunti. Madonna, non l'avevamo ancora pronunciata sta parola.
E dove si va avanti? Attenzione perché mi nel scappa. Nel frattempo, dica Francesca. No, volevo leggere il messaggio di Rosa a proposito della foto di Enrico. Sì. Dice: bella la foto di Enrico per il gioco del chiaroscuro che si crea fra gli alberi e la distesa del mare. Vero. E poi ci sono una serie di commenti sui pescatori e le loro acrobazie. Ok, bene, voglio dire che è piaciuta questa chicca, questo consiglio tanto, di viaggio, esperienza di viaggio. E allora, visto che parlavamo delle foto, le mostriamo nuovamente al volo. La prima foto è la foto di Tonio, scattata in un mercatino a Siena. La foto numero 2 è la foto di Enrico, quella che in questo momento è in vantaggio, e effettivamente c'è un gioco di luci bellissimo, a me piace molto, ora non vorrei influenzare i voti. E poi la terza foto di Paolo, anche questa molto bella, scattata durante un viaggio, un tour OK Travel di qualche mese fa in Lombardia, per la precisione era un tour che toccava Milano, vero Francesca? C'eri tu con il gruppo, c'era Milano e c'era Pavia. Va bene, complimenti comunque vada a tutti e tre. Non so se avete notato, oggi di solito sono tre travelline, tre donne che lottano per vincere il sondaggio. Oggi sono tre travelline. Oggi è tutto al maschile invece. Dice Franco Bellarosa, piaciuta tanto. Ora da capire se si riferisce ai pescatori, alla foto di Enrico. Vabbè. Scusami Leo, c'è Enrico, la moglie, che ci aggiorna sull'esito della partita. Quanto dice rigore Juve e Palo. Palo. Ci sta bene così, però dovrebbe segnare il Milan. A te non piacciono i film in bianco e nero, no? No, per niente. I film in bianco e nero a te non piacciono. E allora attenzione che ci stiamo avvicinando al momento importantissimo, quello del gioco con in palio il biglietto per il concerto al Kursalon, questo bellissimo posto a Vienna. Noi ci abbiamo anche fatto un pranzo qualche anno fa, è un posto speciale. E dicevo, però prima dobbiamo assolutamente parlare anche un po' di voi travelline, e ci facciamo i piatti vostri. Siete curiosi? Anche perché devo cenare ancora, quindi anch'io. E partiamo, ci sono subito, vi anticipo, due primi, proprio quasi uno dietro l'altro, pam pam. Questa foto ce la manda sempre Tonio, ed è un primo scattato in quel di Andria. E se non sbaglio, dovrebbe aiutarmi lui o Giovanna, questo è un primo con, secondo me, dei peperoni. Che dici te? Non la vedo ancora, Leo, quando la vedrò te lo dirò. Dove stai al pescatore? Io la vedo. eccola, aspetta, fammi secondo dire. Me sono peperoni, sembrerebbero peperoni. Cruschi no, ma sono peperoni. È un piatto che non mangio da parecchio, ricordo prima, è capitato più di una volta di mangiare queste pennette con i peperoni. Complimenti agli amici, adesso espulso Rebic. Tonio, non ce ne della partita, non c'è. Piuttosto dici cosa c'è in questo piatto, tu che sei protagonista. Però passiamo a un secondo primo, si può dire un secondo primo, un bis di primi oggi. Sono pomodori al forno, Leo, ecco, non appunto. Peperoni. Ti abbiamo azzeccato alla grande. No? Allora, vi devo dire la verità, io, ora vi faccio serio, torno io in diretta, non ho mai mangiato le pennette con i peperoni al forno, i pomodori al forno. E voi? No, mai. Interessante. Neanche, però in alternativa ci sono i pomodori secchi, no? Quelli secchi ma al forno no, come saranno? Raffaella Masetti dice no, vabbè, non sappiamo. Stefano dice ma dove te le mandano queste foto, voglio mandare anche le mie. Allora le puoi mandare a dirette@oktravel.it. abbiamo pure fatto la mail dedicata alle dirette, eh? È dirette o diretta? Ma non ho dubbio. Diretta, bravo Mino, brava Francesca, diretta@oktravel.it. scriveteglielo nei commenti così evitiamo il primo. Lo sto scrivendo, infatti. Grazie Mino. E lo allora dicevo che però il secondo primo era un primo di quelli pure belli fattizi, che si fa rispettare. Guardate questo primo con
frutti di mare e diciamo tutto il mare dentro. Un acquario proprio. Un acquario in questo piatto, veramente molto invitante, complimenti. Dice che Nicola o Michela dice: io li faccio con gli spaghetti, quindi pomodori al forno con gli spaghetti. Al forno con gli spaghetti. Interessante. Anche Angela dice che li fa spesso. Rosa dice che bontà. E dice Franca dice che lei cucina di solito pomodorini, rucola e cacio ricotta. O forse dice che sì, anche questo è più, insomma, è un piatto più, come dire. No, cioè è famoso questo pomodorini, rucola e cacio ricotta, però sì. Questi invece con i pomodori al forno, sinceramente no. Complimenti per l'idea. Però poi abbiamo, attenzione, il secondo, non poteva mancare il secondo della nostra Anna Maria Fra Leonardo. Guardate questo polpettone. Franco dice che è un piatto estivo, tipico piatto estivo, i frutti di mare con la pasta, sì. E poi ho una pianta che mi fa solletico, dove non dico, Leo, è sparito, sposta il televisorino. Eccola, Nino ti dà fastidio con la pianta, mi dispiace. Un poco. Questo è il dolore di Nino. Dicevo, il polpettonazzo di Anna Maria Fra Leonardo. Complimenti Anna Maria. Bello. Si vede evidentemente un bellissimo ripieno. Che cosa sarà quella, Francesca? Sottiletta o mozzarella? Secondo me mozzarella. Facciamo uno zoom. E quello cosa sarà? Prosciutto cotto? Bello che facciamo una radiografia a tutti i piatti. Però attenzione, perché nel frattempo, Leo, sì. Stefania, poverina, dice: mamma mia, ma vi rendete conto che io sono in mezzo alle Alpi come Heidi e mi fate vedere questi piatti da morire? E poverina, mandaci i pizzoccheri, che c'è là? Buoni pizzoccheri. Mandaci le tue foto, saremo ben lieti di mandarle in onda. Il polpettone tutti merita. Stanno apprezzando il polpettone. No, casomai in onda possiamo mandare i frutti di mare, il polpettone no, è di terra, non è di mare. Lo rimostriamo, eccolo qua, guardate in tutto il suo splendore il polpettone della nostra Anna Maria, complimenti. Ma poi abbiamo, attenzione, chiudiamo in bellezza secondo me e chiudiamo con tantissimi colori. Vi mostro la foto, non vi dico chi è l'autore o l'autrice, ve la mostro, eccola qui. E vi dico che ovviamente si tratta di una focaccia con una coreografia mai vista prima. Secondo voi, anche pensando un pochino ai piatti passati, alle foto viste in precedenza, chi potrebbe aver fatto questa focaccia? Fatecelo bellissimo. Sapere. Molto, è tabù. No, non è tabù. Carlita dice: non hai detto il piatto con i frutti di mare di chi è? Giusto, il piatto non ho detto, il secondo, primo, lo mostriamo al volo, è di Mimma Mastro. Complimenti Mimma Mastro. Ma torniamo sulla focaccia. Dobbiamo scoprire chi è l'autore o l'autrice. Tonio Muschio dice Carlita, ha indovinato, bravissimo Tonio, attenzione, vince Tonio. Scherzo, non c'era nulla in bagno. Bellissima sta focaccia. Bellissima, è tutto commestibile poi. Esatto. Sì. Vabbè, ci mancherei. No, dico, non è solo decorativo, si mangia anche. Non è decorativo, si mangia. Complimenti a Carlita! Complimenti, bellissima. Lucia Agosti dice, bella la focaccia, vero? Bravissima Carlita e la sua focaccia, dice Rosa. Brava Rosa, hai indovinato anche tu, bravissime. Allora, siamo ormai caldissimi. Complimenti a tutte le cuoche. Stiamo, attenzione, per fare il nostro gioco OK Travel. Eccolo qui, in cosa consiste? Bentornato al gioco. Bentornato al gioco, gli facciamo un applauso di bentornato. Allora, questa lo spieghiamo per chi non lo conoscesse. Dunque, è il nome di una città e dovete indovinare di quale città si tratta. In questo momento c'è già una lettera, vedete, tantissime, è una parola lunghissima, il nome di questa città è lunghissimo.
Ovviamente. Ovviamente non è facilissimo, ma non è neanche tanto difficile. In palio c'è un premio molto importante che ci ha regalato la nostra Raffaella e anche Evelyn, le ringraziamo. Dunque, c'è una lettera ed è la lettera A e ci sono tantissime altre lettere. Quante sono qua? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12 lettere, c'è una A, provate ad indovinare. Come sempre, il regolamento lo conoscete, ma lo ripetiamo ai nuovi. Il regolamento prevede che cercheremo di assegnare comunque il premio, insomma, ad un vincitore, ma riservandoci di ricontrollare al photo finish l'arrivo. Come si fa? Semplicemente controllando i commenti al termine della nostra diretta, e il primo, appunto, il più veloce o la più veloce vincerà il biglietto per assistere ad un concerto a Vienna. Allora, al Leo, sì. C'è un pescasseroli di Rosa. No! Un Caltanissetta di Lucia. No! No. Troppo lungo. Basta, si sono già resi. Castaladruna. Sì. Che è successo, Nino? Che è successo? La parola. Non l'avevo letto. La parola da indovinare. Castaladruna. No. Caltanissetta due volte anche di fase. Non è Caltanissetta. No! Mi dispiace, non è neanche Caltanissetta, abbiamo capito che non è. E non è neanche Pescasseroli, ok? Mi chiedo scusa, ma è andata via qualcosa, non so, la luce. E allora, però siamo tornati, stiamo cercando di... Allora, aspettiamo qualche secondo perché ovviamente dobbiamo dare il tempo a tutti i travellini e travelline di riconnettersi, erano tanti, lo diciamo per chi si fosse messo solo in ascolto, erano più di 1000 connessi. Tonio, non lo so cosa sia successo, che per caso ha segnato la Juve, quello può essere successo. E allora vediamo man mano che si riprendono. Intanto il gioco continua. Purtroppo non continuerà il sondaggio perché è stato interrotto, ahimè. Qua, qua, qua. Allora io farei una cosa: lunedì riprenderei quello stesso sondaggio per i primi 10-15 minuti. Che dite, raga? Sì, è giusto. Buona idea. Allora, intanto la preoccupazione di Lucia Savonara è: hanno indovinato? No, non hanno indovinato. Aspettiamo almeno di essere, che ne so, 15 per poter continuare con il nostro gioco. E vedete che c'è una lettera e la lettera A, e quello si era capito da prima in realtà. E tra poco vi mostro la seconda. Appena saremo più di poco, almeno 15 o qualcosa in più, vediamo. No, stiamo fermi a 11, quindi a 15 lo si può anche svelare il secondo aiutino. Intanto Lucia prova ad indovinare. Santo Domingo e Città del Capo, no, no, ahimè non sono. Zero a zero, dice Tonio. Ancora va bene. E allora, travellini e travellini, ci siete? Facciamo così, vedo, ecco, siamo 15 in questo istante. 15. Allora, secondo aiuto, c'è una lettera A, ancora una lettera, un'altra vocale, ed è una A, ancora la A. Vediamo un po' se provate ad indovinare, sareste veramente dei fenomeni, se indovinaste in questo momento sareste veramente straordinari. Giacomo Rizzolo dice Spinaceto, la città di Braccio di Ferro. Spinaceto, tra l'altro Spinaceto esiste davvero. Ed è in provincia di Roma, proprio alle porte di Roma. Massa Carrara, bravo Tonio, ma non è Massa Carrara. C'è Carlita che dice ci siamo, bentornati. Allora, e c'è anche Vito. E c'è anche Vito. Vito Aperta, eh? Yes. Uè, Vito! L'avevamo perso prima, l'abbiamo recuperata adesso. Vito, che si dice? Prova a vincere questo bellissimo biglietto per Vienna. Allora, ricordiamo che in palio c'è un biglietto per un concerto a Vienna nel bellissimo Kursalon. E allora... Enrico, la moglie scrive bagna cavallo. Che l'erba cresce, no. E allora, visto che siete parecchio lontani, diamo un altro aiuto. Si tratta sempre di una vocale, la vocale la I.
Certo, c'è una velocità in questo gioco pazzesca, c'è un ritmo. Allora, nel frattempo che si connettano gli altri, facciamo così, Mino, gli facciamo ragionare, lanciamo un minoziario nel frattempo. Ma sei sicuro? Secondo me sono tutti impegnati con il gioco adesso. Siamo 22 e non lo so. Indianapolis. Attenzione, fermi tutti, c'è Lucia Saponara che dice Indianapolis. Indianapolis, sapete bene, è una città che si trova negli States, ma secondo voi potrà mai essere l'Indianapolis? Suono di tamburi. E travelline e travellini, trattasi proprio di Indianapolis! Brava Lucia! Brava Lucia! Complimenti a Lucia! Tonio scrive Maracaibo. Anche a Milano. Indianapolis, complimenti Lucia. Lucia vince un biglietto per assistere ad un bellissimo concerto. Pensa, un concerto di musica classica di 2 ore. Che pulo, direbbe Francesca, a Vienna nel Kursalon. Complimenti. Effettivamente Enrico dice era più bello bagno a cavallo. Noi che non abbiamo vinto, noi ci accontentiamo del corso, Santa Lucia. E infatti, allora, complimenti Lucia, complimentissimi, anzi non era facile, non era neanche molto difficile, ma era semi difficile secondo me. La città Indianapolis, e quindi il premio va alla nostra Lucia, che potrà ritirare poi con le modalità che vi spiegheremo. È molto semplice ritirare i nostri premi, bisogna prima andare a Roma, chiedere all'ambasciata degli Stati Uniti, dopo no, scherzo, in agenzia si potrà ritirare poi questo ticket, ovviamente aspetto che me lo mandi Raffaella. E allora andiamo avanti, siamo quasi in chiusura e devo dire che forse ho fatto tutto tranne la seconda notizia del minoziario, e dunque stacchetto! Seconda edizione del minoziario, a te Mino! La terza non c'è. È un'ultima ora dell'OMS. Ricordate quando ci dicevano di starnutire nel gomito per evitare che le goccioline di saliva si disperdessero e potessero contagiare? Sì. Adesso l'OMS annuncia: starnutire nel gomito non serviva a niente, ci divertiva solo l'idea che vi insozzasse gli abiti. Infatti, tutto sporco il gomito, no. E adesso ci fanno salutare con quel gomito, ciao. Ci stanno proprio divertendo. Scusami, ricordo ovviamente che è uno scherzo, non certo, è scherziamo e sdrammatizziamo. Va bene ragazzi, travelline e travellini, qua ci siamo ormai, siamo in chiusura, anzi abbiamo anche un pochino sforato per colpa del problema tecnico avuto, ma siamo tornati, abbiamo concluso il nostro gioco e io in conclusione ringrazio sempre tutti quanti, bravissima dice Antonella, a Lucia Saponara, anche Rosa Zarita si complimenta, non vedo nessun altro commento, evidentemente anche loro sono andati a cena, hanno visto, vabbè, questi se ne sono andati, addio, addio gioco, ci hanno messo in tricio. A proposito, per quanto riguarda il gioco, il sondaggio, lunedì continueremo con lo stesso, con le stesse tre foto in gara, va bene, perché il sondaggio ormai è perso, i voti dati appunto sono andati persi con l'interruzione del programma, e quindi lo faremo, il gioco lo ripeteremo lunedì. Ringrazio come sempre tutti quanti voi, ma soprattutto i miei colleghi qui accanto delle due televisorini, dei due televisorini Brion Vega. La prima è Francesca, grazie Francesca, grazie a voi, a domani
Ah, domani, è vero. Infatti. E ringrazio Mino. Grazie a tutti voi per supportarci e sopportarci, grazie Leo, grazie Francesca. Grazie a te. Grazie a te. Allora ringraziamo ancora tutti quanti, ci stanno salutando, ok, a lunedì, ci si vede domani con gli amici del che hanno scelto di partecipare alla nostra visita guidata di Bari Vecchia, l'appuntamento invece con il nostro, la nostra diretta è per lunedì alle 20:30, ci saranno poi novità che vi spiegheremo man mano. Grazie a tutti, adesso proviamo ragazzi, 3, 2, 1 e diciamo sigla senza indugi. Vai. 3, 2, 1 sigla!